17 giugno, giornata mondiale contro la desertificazione. Territorio, recupero, ricostruzione. Il degrado dei suoli ha origini multifattoriali e ciò determina la complessità del fenomeno. La perdita di terreno produttivo ha cause molto variabili, sia dal punto di vista geografico che biofisico. Incendi, deforestazione, perdita di superficie, impermeabilizzazione, agricoltura intensiva, erosione, salinizzazione delle falde, contaminazione ed il sempre più elevato grado di aridità del clima. Il risultato finale è una riduzione progressiva dello strato superficiale del suolo, con perdita di sostanze organiche e quindi dell'intrinseca capacità produttiva di un terreno, fino all'estremo degrado del processo di desertificazione. A livello globale, le terre produttive sono in quantità limitata e l'utilizzo non sostenibile delle loro risorse aumenta sempre più la percentuale delle terre degradate. Evitare, rallentare, invertire la perdita della produttività delle terre e degli ecosistemi naturali è un'azione decisiva perché aumenta la sicurezza alimentare e rallenta il cambiamento climatico. A livello nazionale, il contrasto al degrado del suolo e la protezione della terra dalle minacce causate da cambiamenti climatici e sfruttamento delle risorse naturali rappresentano un obiettivo concretizzato nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con investimenti per centinaia di milioni di euro per valorizzazione del verde urbano, compresa la piantumazione di 7 milioni di alberi. Le azioni di tutela e ripristino del suolo degradato sono integrate con misure per mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e con quelle per la salvaguardia della biodiversità. Sul piano internazionale, l'Italia ha aderito sin dall'inizio ai programmi della Convenzione per la Land Degradation Neutrality e sostiene la Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione.